Molto brevemente, perché poi dobbiamo mandare in onda l'altro filmato su un altro Sì. caso molto strano. Volevo aggiungere qualcosa. No, volevo concludere che in realtà poi anche le indagini tecnico-scientifiche hanno fatto passi da gigante. Io non ricordo se all'epoca forse ancora si usava il guanto di paraffina che dava risultati scarsi. Oggi si usa il cosiddetto stab. E non so se questo è stato fatto sulle mani, sulla mano, non so se era Lestrimi o Mancino Gardini, sulle mani di Gardini per vedere se poi lui aveva esploso effettivamente questo colpo. Perché è il primo accertamento che bisogna fare è quello, ma credo che all'epoca non fu fatto. Di certo molte stranezze ci sono, perché Sì. il fatto stesso che Gardini volesse parlare con i magistrati subito dopo decide di suicidarsi, già è una stranezza questa. Adesso Certo. io manderei in onda il prossimo filmato, poi vorrei dare la parola al dottor Socci. Sergio Castellari era direttore generale degli affari economici del Ministero delle Partecipazioni Statali, poi consulente ENI. Scompare il 18 febbraio 1993. Il corpo senza vita verrà ritrovato 7 giorni più tardi. La procura conclude per il suicidio. Un suicidio però davvero incredibile. Castellari infatti si sarebbe sparato alla testa e la morte sarebbe avvenuta il 18 febbraio, proprio il giorno della scomparsa. Eppure il cadavere, rinvenuto 7 giorni più tardi, non presentava processi putrefattivi. Entrambi le mani presentavano amputazioni di alcune dita. Le dita, infatti, sono certamente state amputate e non mangiate magari da qualche animale. La pistola Smith & Wesson, calibro 9, con cui si sarebbe sparato, è infilata nella cintura dei pantaloni. Non solo. Il canne dell'arma è alzato. Il proiettile con cui si sarebbe suicidato è sparito. Infine, sull'arma non vengono ritrovate impronte, men che meno quelle della vittima. Dunque, secondo la procura, Castellari prima si sarebbe amputato qualche dito che non verrà mai ritrovato da entrambe le mani. Quindi si suicida sparandosi alla testa con una calibro 9 che gli porta via mezza calotta cranica. E poi compie queste attività. Riarma il cane della pistola, la ripulisce dalle impronte digitali, se la infila nei pantaloni, fa sparire il bossolo del proiettile con cui si è sparato e solo dopo muore. Una ricostruzione che sembra il festival dell'assurdo. La morte di Castellari è sicuramente un mistero per la dinamica con cui è avvenuta. Per essere un suicidio presenta 3 aspetti strani: il canne della pistola alzato, la pistola rimessa nella fondina e il fatto che il corpo del manager sia stato trovato in un posto isolato. Lo aveva detto nel 1993 all'ADN Kronos il professor Tonino Ugolini, uno dei più competenti periti balistici italiani. Innanzitutto, ha detto il perito, il fatto che sia stato trovato il canne della pistola alzato vuol dire che qualcuno ha cominciato a premere il grilletto. Nella Smith & Wesson, infatti, il cane è abbassato. Quando uno preme il grilletto, il cane si riarma, parte il colpo e poi si riabbassa automaticamente. Non è possibile che il cane si sia alzato da solo a causa della caduta della pistola dopo lo sparo, perché questo tipo di arma dispone di una sicura anticaduta che impedisce il rialzo accidentale del cane. Ma una persona che si spara alla tempia può avere la forza e la lucidità per premere di nuovo il grilletto e per rimettere la pistola nella fondina? In linea teorica, dice Ugolini, è possibile. Dipende dalla potenza della cartuccia e dal punto del cervello colpito. Una volta ho assistito al caso di una persona che, dopo essersi sparata alla testa, ha preso la macchina e è andata al pronto soccorso, l'hanno operata e oggi è ancora viva. È strano comunque il fatto che, dopo essersi sparato, un individuo rimetta la pistola nella fondina. In genere la lascia cadere per terra o continua a tenerla in mano. Bisogna però tenere presente anche il fatto che prima di uccidersi Castellari avrebbe bevuto molto alcol, che può avere funzionato da anestetico e avergli, una volta sparatosi, dato la forza per compiere ancora dei gesti. Castellari è stato il primo suicida, tra virgolette, nel vortice chiamato Enimont. Aveva 63 anni. Per oltre 20 anni aveva ricoperto una carica politica e amministrativa di cruciale importanza nel sistema delle tangenti, il direttore generale del Ministero delle Partecipazioni Statali. Castellari aveva scritto decine di lettere alla ex moglie, ai figli, a 2 giornalisti, ad amici e conoscenti. Giustificava la sua scelta perché non voleva accettare il ricatto imposto dai magistrati, la confessione, per evitare la galera. Una decisione che aveva maturato proprio nei giorni a cavallo della sua scomparsa. Incontra e discute più volte con i suoi avvocati di fiducia, Di Maio e Marchiolo. Una strategia difensiva. Il giorno del previsto interrogatorio con l'aggiunto Torri e il PM Savia annulla l'appuntamento dicendo che non c'era più niente da fare.
Successivamente si scopre che la sera del giorno precedente, il 17 febbraio, aveva dormito fuori casa da un amico, l'ingegner Vittorio Cavallari, il quale lo aveva visto agitato, insofferente e teso. La mattina dopo, il 18, lascia sul presto l'abitazione del conoscente e si reca allo studio privato del senatore Andreotti. Pochi minuti e torna dall'amico Cavallari. Gli confessa, pieno di amarezza, la delusione di quell'incontro. Mi ha trattato come un pezzente qualsiasi. Di cosa aveva paura Castellari? Di finire in prigione? Oppure di essere il custode di 20 anni di affari e di segreti nel mondo delle partecipazioni statali e quindi un potenziale test per l'accusa? O ancora l'uomo conosceva le retroscene delle tangenti versate anche per commessi all'estero, come nello scandalo degli elicotteri Augusta in Belgio? O forse il manager era implicato in un qualcosa di altro? Ancora una volta, però, un uomo potente che stava per parlare con i magistrati ufficialmente si sarebbe suicidato. Dottor Socci, anche in questo caso Castellari ha deciso di parlare con i magistrati e viene automaticamente suicidato. E poi un suicidio, diciamola tutta, che sembra una barzelletta, sembra, ma neanche forse nei film dell'orrore, quelli parlo comici, dell'orrore comico, succedono queste cose. Dunque, io ritornerei dal caso Gardini, perché Gardini, cosa ha rappresentato Gardini per l'Italia e perché è morto un sogno con Gardini? Gardini unì, o voleva unire, la chimica pubblica con la chimica privata per farne una grande chimica nazionale. Un grande polo. Grande polo nazionale che era in grado di competere a livello mondiale con tutti gli altri, le altre industrie chimiche, perché se è un'industria chimica, deve essere un'industria grande, non puoi essere un'industria. Ma la chimica era ancora di dominio politico, tanto che lui, quello che dice la storia, perché poi dopo doveva parlare con i magistrati, cioè la madre di tutte le tangenti la chiamavano all'epoca, quella che era una tangente di così tanta rilevanza che la madre di tutte le tangenti, che sembra che fu data a certi partiti, in particolar modo ai partiti di sinistra che all'epoca dovevano gestire queste questioni qui. Ed ecco allora che è vero, lui voleva parlare con i magistrati, forse i magistrati volevano pure arrestarle, però bisogna dire una cosa, Gardini era uno sportivo e come uno sportivo che aveva portato l'Italia a vincere col Moro di Venezia ed era quindi abituato alla fatica, allo stress, ad essere sotto tensione, perché era uno sportivo vero ed era... Ma poi anche le sue origini erano... Le sue origini erano, cioè, di origine contadina, quindi lui sposato con una Ferruccia e quindi inizia il suo sogno, eccetera. Quindi era un uomo che non credo che abbia ceduto mentalmente o psicologicamente a queste tensioni o anche a un eventuale arresto. Quindi io, forse al contrario degli altri due che hanno parlato, il generale e l'avvocato, Non metterei subito a dire che è un suicidio, cioè, anzi, forse tra i tre casi è quello dove il movente per l'omicidio c'era. È più forte. C'era, il movente per suicidarlo, diciamo così, c'era. Naturalmente questo è logico che sono opinioni, sono evidentemente non... E come diceva il generale, bisogna vedere come hanno fatto le indagini, se hanno fatto le analisi, se aveva la polvere da sparo sulle mani, eccetera. È logico che il movente per ucciderlo c'era, e c'erano moventi seri, per non farlo parlare, perché poi il movente è sempre quello, insomma, si chiude la bocca. Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto lei. Generale, parlavamo del suicidio di Sergio Castellari, ecco, sì, in giro la domanda a lei, un suicidio? Quello sembra proprio una messa in scena, una messa assoluta, in scena assoluta. Neanche nei film dell'horror comico, come l'ho detto poco fa. La pistola è infilata nella cintura, la bottiglia di whisky da una parte, cioè una cosa proprio veramente, cioè, è anche ridicolo. Ma allora le chiedo, ma come fanno degli inquirenti a sostenere una teoria come quella del suicidio? Non lo so, francamente.
Io non ci riuscirei, ecco, a dire una cosa di questo genere. Ma se ci riesco... Di fronte a un quadro del genere, ecco, non ci ma cosa c'è dietro, generale? Cioè, pensare che uno si suicida, si spara la testa, magari si compra anche l'alcol per ripulirsi, poi si mette la pistola tra i pantaloni, la bottiglia di whisky a un metro di distanza. Ci sono interessi enormi. Noi abbiamo parlato del caso di David, ma noi non dimentichiamo che la crisi economica italiana, in Italia e in Europa, perché negli Stati Uniti già c'era stata la grossa crisi economica delle banche, sì, però... e in Italia e in Europa è cominciata con il Monte dei Paschi e tutta la losca manovra che era stata fatta dal Banco di Santander, che aveva rifilato al Monte dei Paschi, che si è ritrovato... si è ritrovato il Monte dei Paschi a pagare una banca che Santander aveva pagato 6 miliardi di euro e loro hanno pagato 9 più i debiti che aveva, quindi si è trovato un debito di 17 miliardi di euro. Avvocato, mi sta bene tutto, mi sta bene che gli interessi che ci sono dietro, multimiliardari, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui mi sta bene mi sta bene anche l'omicidio. Ma com'è possibile che un caso come questo possa essere archiviato o quantomeno si possa parlare di suicidio? Perché è palese che l'omicidio. Cioè, è possibile che questi affari gestiscano anche poi tutto il resto? Ovvero abbiano in mano anche chi poi dovrebbe stabilire che non è suicidio ma omicidio? Allora, questo non è difficile dirlo e conviene sempre pensare di no, qui c'è a pensare male si fa peccato, ma qui è un dato di fatto. Questo è il discorso, però potrebbe essere, sì, per carità. Vediamo anche il caso di Davide Rossi, fondamentalmente il coinvolgimento dalle dichiarazioni del sindaco di Firenze, il coinvolgimento della magistratura, addirittura si parla diverso, di festini, qui abbiamo uno di cose. Con la pistola che si spara mette la pistola dentro i pantaloni. Cioè, questo perché dovremmo presupporre che ci sia una precisa malafede, una precisa volontà da parte della procura di far prendere alle indagini un preciso indirizzo. Questo chiaramente non è difficile, è forte da dire, è difficile da dire. Certo, viene da pensarlo quando le cose sono così evidenti e così palesi. Purtroppo allora, una battuta velocissima, allora, che abbiamo finito il nostro tempo. I mandanti sono gli interessi economici, e come dicevano i romani, pecunia non olet. Quindi questa è la base di tutto, direi. Ecco. Allora, con le parole del generale anche il tempo è finito, io saluto e ringrazio l'avvocato Maurizio Ceconelli, saluto e ringrazio il dottor Angelo Matteo Socci, consigliere della Corte Suprema di Cassazione, saluto il generale Ernesto Di Serio. Io rimango dell'opinione che sono dei casi assurdi, incredibili, dove sicuramente non si può parlare di suicidio, ma sarebbe una presa in giro per tutti, non solo per chi parla di questo caso. Bene, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.